Ciao a tutte ragazze, questo è un video un po' Macedonia, nel senso che sono diverse cose insieme, un face of the day, un piccolo video haul e poi vi mostro delle cose che ho trovato su dei giornali. Allora ragazze, da che cosa partire? Partiamo subito dal face of the day. Ho usato, ecco, la prima cosa che ho usato l'ho rimessa a posto, non l'ho messa qui, aspettate che me la prendo. E vabbè, è proprio la peggiore, come si dice a Roma. Allora, come correttore ho usato questo Inglot ed è il numero 23 di quelli in crema, sono molto molto buoni. E siccome è un colore scuro perché l'ho comprato la scorsa estate quando ero anche già un pochino abbronzata, va proprio il colore perfetto quando ho un pochino di colore. Questo qui come correttore e come concealer, come tutte e due le cose. Poi, come fondo ho utilizzato il Soft Touch Mousse. Siccome sono già un po' colorita, ho preso un pochino di sole. Questa è proprio la versione più scura del numero 03 Matte Honey, eccolo qui, scurissimo. E questo di solito d'inverno ci faccio il contouring. E se posso darvi una dritta, è l'equivalente del Soleil Tan di Chanel, perché è un prodotto in mousse scuro che va a uniformarvi e si stende meravigliosamente per darvi quell'effetto abbronzato. Perciò, ragazze, se posso darvi un consiglio, non andate a comprare il Soleil Tan di Chanel quando ci sono dei prodotti in mousse come questo Essence o il Maybelline, nelle colorazioni più scure, ripeto, che vi fanno da abbronzante. Senza stare a spendere una cifra, infatti io non comprerò mai il Soleil de Tan visto che ho questo, anzi andrò a ricomprare sicuramente questo. Questa è una dritta che vi do. Perciò questo qui come fondo, che mi ha uniformato tutto l'incarnato. Sulle palpebre come base ho steso l'I Love Stage di Essence. Poi ho fatto sotto l'arcata e qui all'inizio dell'occhio con la matita bianca e l'ho sfumata. Non l'ho fissata con nessuna polvere. Poi nella palpebra fissa e nella piega sono andata a sfumare il mio adorato colore preferito per la piega ed è il Cuori di MAC con il 217. E poi sulla palpebra mobile ho messo solamente il... oggi mi prude il naso ragazzi, questa è proprio l'allergia, abbiate pazienza, è una cosa che faccio anche involontariamente, me ne scuso. È l'allergia, ragazze. Allora, ho messo solamente il Primer Potion di Urban Decay nella colorazione Sin, leggero leggero. E poi sono andata con questa che è la matita con la quale ho disegnato le sopracciglia della Precision Eyebrow Pencil di Kiko nella colorazione 01, che io adoro, vedete, è quasi finita, l'andrò a ricomprare. Ci ho fatto sia le sopracciglia che la parte sotto, ho terminato un pochino con una codina che ho poi unito nella parte superiore fuori, l'ho un po' sfumato il tutto. E dai che tocco il naso. Mamma mia, che tristezza l'allergia, ragazzi. Non vedo l'ora che termini. Ma non tanto per il fastidio quanto per il consumo e l'abuso degli antistaminici, che non è buona cosa, insomma, sono sempre contraria. Quando posso evito di prenderli. Poi mi sto perdendo. Dicevo, sulle guance ho usato il Phantom. Il Tangerine Tango e ho usato la parte shimmer. Subito dopo di questo faccio il video, perciò mi rivedrete con lo stesso look. Ok, Tangerine Tango di Pantone. E poi non ho fissato nulla, ho fissato con uno spray che vedrete dopo, è tipo un'acqua termale. Tipo l'acqua termale di Avène. Io ho deciso in estate che non fisserò assolutamente il make-up con la cipria perché va a occludere, secondo me, di più i pori e fa sudare ancora di più. Perciò rimango con un fondo leggero che può essere una crema colorata, può essere una BB cream, quello che è, e poi vado a darmi una rinfrescatina che fissa il make-up e non me lo va ad appesantire. Proverò anche un fondotinta minerale, mi è piaciuto quello di Bare Minerals e adesso vediamo un po' perché quello non occlude i pori e fa respirare la pelle, perciò o fisserò con un fondotinta minerale, però lo devo ancora prendere, oppure con l'acqua termale o di Avène o il Fix Plus, insomma qualsiasi acqua che contiene un pochino di estratti che vanno un po' a fissare il make-up. Dicevo, non ho fissato il make-up. Sulle labbra, che cosa ho messo? Ho fatto un esperimento perché
Ho visto il tutorial di una ragazza che si chiama Nikke Tutorials, una ragazza bionda, chiara, chiara, chiara. Magari vi metto il link nell'info box del, ecco, dai, il naso. Del video nel quale ho visto questo tipo di labbra, e con quello che avevo io ho cercato di riprodurlo. Insomma, con la Chanel Peach, questo bellissimo colore arancio, ho fatto tutto il contorno delle labbra e ho anche riempito un pochino. E dal centro sono andata a mettere Girl About Town di MAC, ma qualsiasi fucsia sarebbe andato bene, anche più chiaro viene anche meglio secondo me. E l'ho messo solo al centro e viene questo colore fluo, che andrebbe bene con lo smalto fluo. A me piace tantissimo questo look, ragazze. Non so a voi, ma mi piace da morire, anche da uscirci il giorno, ed è secondo me favoloso. Sta ragazza si è inventata questo metodo per far venire le labbra fluo, e l'arancio mischiato al fucsia è una cosa spettacolare. Provatelo perché è bellissimo. Oppure il contrario, il fucsia fuori e l'arancio all'interno. Viene questo colore super neon. E mi piace da impazzire, non so voi, però io lo adoro. Sulle ciglia, il mio piegaciglia di fiducia, Laura Mercier, e il L'Oréal Volumissime per 4, che mi sta piacendo molto. Mi sembra che per il Face of the Day è tutto. Il blush l'ho applicato con questo di Essence, che trattiene poco prodotto, di modo che, essendo molto pigmentato, il Pantone non andassi a fare un disastro. E il fondo l'ho applicato col 45 di Sephora. E mi sembra di aver detto tutto. Questo è il look, il Face of the Day. Fatemi sapere se vi piace. Sulle mani ho questo qui di Essence, ed è il numero 7, lo smaltino della Essence Nude Glam, questa linea di smalti nude che adesso vi faccio vedere, perché adesso parte la parte haul e li vedrete. Ed è lo 07 Café Olé. Tra l'altro, ecco, è quasi addirittura d'arrivo, perché è un bel po' di giorni che l'ho messo. Fissati con il Better Than Gelo, comunque con un buon top coat, durano tantissimo, perché ho sentito diverse recensioni, questi smaltini tendono a sbeccarsi molto facilmente. Se andate a mettere un ottimo o un buon top coat, quello che avete voi di fiducia, state tranquille che resistono. E questa è conclusa la parte del Face of the Day. Adesso gli acquistini. Questi sono gli smaltini di Essence della Nude Glam, appunto. Ho preso solo 2, 4, 6 nuance, ce ne sarebbe una settima, sarebbe la numero 5, Toffee qualcosa, che però io ho trovato, ma alla fine non ho comprato perché erano veramente tanto simili, cioè era tanto simile a questo qua, no, questo qui, il numero 3, Cookies and Cream, cioè se avete questo e avete quell'altro sono la stessa identica cosa. Perciò, allora partiamo da questo, lo 03 Cookies and Cream. Purtroppo non si vede bene perché non mette molto a fuoco l'iPod 03, ed è un beige con dei micro brillantini oro. Vediamo se si riescono a vedere, ecco, qualcosa qui si vede. Poi vado random, lo 01 Cotton Candy, ed è un rosa latte, quello tipico per il French, per intenderci, però è molto coprente. Tre passate è veramente ottimo. Poi ve li metto insieme perché così sembreranno tutti uguali, vi avverto. Questo qui, che è lo 06 Hazelnut Cream Pie, che è quello che mi avete visto nei video scorsi, ed è questo beige con dei riflessi rosa. Vediamo se riesco a farveli vedere i riflessi. Pochino, pochino, qua si vede. Questo rosa, che è lo 02 Iced Strawberry Cream, e questo è un rosa con dei riflessi cangianti sull'argento, proprio perlato. Eccolo qua. Ripeto, lo 02. Poi questo qui, che è quello che porto, appunto, lo 07 Caffè Olé. Mi piace questo gioco parole, Olé, che sta un po' a significare au lait, che sarebbe in francese caffè al latte. Giochi di parole piacciono un po' a tutti, come agli OPI. A tutte le case piace giocare sui nomi degli smalti. E lo 04, che si chiama Iced Latte, e questo è proprio un beigiolino, però da un po' sul top, beigiolino chiaro. E basta, ve li metto tutti insieme e poi passo agli altri prodotti. Eccoli qua. Forse dai tappi riuscite a capire meglio come sono le colorazioni. Poi oggi purtroppo non c'è sole, speriamo che venga bene il video sul blush. Tutti e 6 i colori nude, anche il settimo.
veramente carini, ripeto, ottima tenuta se ti sono andata a mettere un buon top coat. Poi sono passata da Sephora ed ho comprato, visto che ho la fissa Monoi questi giorni, la crema corpo al Monoi, appunto di Sephora, che ho pagato mi pare sui 5 euro, e l'eau de toilette che è già arrivato a questo punto qui, come potete vedere. Ne prenderò altri, è veramente ottimo, mi piace tantissimo e dura molto. Pure questo mi sembra sui 3 euro, secondo me si paga pure troppo questo, comunque costa troppo. Poi, seguendo il consiglio di Tonia Colors, la ragazza con la quale faccio la collaborazione dei prodotti finiti, al negozio cinese ho trovato proprio le copie d'autore dei profumi. E ho preso la copia d'autore di Aromatic Elixir ed è effettivamente molto molto simile all'originale, solo per 5 euro. Ce ne sono diversi e ne comprerò altri. Grazie Tonia per la segnalazione, sei stata utile, mi piace moltissimo. Poi Aromatic Elixir è il profumo che usava mia mamma ed è un profumo piuttosto caro. Mi sembra che poi l'hanno tolto dal commercio e mi sembra che sia rimasto solo Wrapkins, mi pare che si chiami, della Clinique. Stiamo parlando di un profumo di Clinique. E Aromatic Elixir, ecco, diciamo la versione light, un po' più fresca dell'Aromatic Elixir normale, che è veramente molto molto forte, però veramente un ottimo acquisto per 5 euro. E poi ho preso questi formati mini della Caudalie nella mia farmacia di fiducia. Allora, l'acqua micellare che porterò in viaggio per non portare la Bioderma, che io adoro, per me rimane sempre la migliore acqua micellare, sto parlando di acqua micellare. Questa qui della Caudalie è un ottimo profumo e ho pagato 8,80 euro, sono 100 ml, c'è un buonissimo profumo appunto di uva, delicato però, non di quelli che stucchevoli. La spuma che deterge benissimo, queste sono 50 ml, 7,56 euro. E questa qui che è la Caudalie Bio Eau de Ravin, l'acqua che vi dicevo prima, che è molto simile all'acqua termale di Avène, che io spruzzo per fissare il make-up. E questa è costata 4,20 euro. Questa è senza profumo, questo ve lo dico, è assolutamente senza profumo, a differenza degli altri due prodotti che si sente. E queste sono 50 ml per appunto 4,20 euro. Informatevi sulla vostra farmacia di fiducia, quelli comunque che vendono Caudalie, perché vendono anche i travel size o i formati mini, per non andare a spendere o comunque per andarli a provare. Poi, che cosa ho comprato stamattina? Cosmopolitan, nel formato grande ho trovato, perché sapete c'è anche il formato compact, non so se in quello c'è, non ci ho fatto caso, questo campione sono, beh, parecchio comunque, 59 ml, prendete 60 ml, perché 59, potete mettere 60, va bene, della Hawaiian Tropic Silk Hydration, Silk Hydration, Hydration, vabbè, prendiamoci gli allori. Io infatti invece di farvi i bloopers tutti insieme, ve li vedete live, meglio di così, ragazzi, chi me lo fa fatta gli ha? meglio di come sono venuti live tutti insieme, non possono venire. Protezione 15 per provarla, perché era un po' che volevo provarla. E poi termino il video, questo video un po' sfigato, per farvi vedere che sul numero di maggio di Glamour, chi ha già visto la mia pagina Facebook, e la mia pagina Facebook è Sirio Makeup con la S maiuscola e la M maiuscola, proprio come è scritto sul canale. E volevo farvi vedere, e già ve l'ho fatti vedere là, vi ripeto, che a pagina 200, se riesco a trovarla, 199, qui c'è una ragazza che sta facendo da truccatrice per una marca molto importante. Volevo farvelo vedere. Chi è? Susanna, Susan Abel, la bravissima make-up artist con la quale faccio la collaborazione, che adesso vi dico, abbiamo preso una pausa estiva, riprenderemo dopo l'estate, e volevo farvi vedere, ecco qua, il servizio per la Desigual. Ed è anche nella pagina successiva, perciò se avete questo numero andatevela a vedere, eccola qua. E basta ragazze, il video termina qui. Un bacio a Susanna, un bacio a Tonia e al prossimo video. Ciao ciao!